Allora, inizia tutto da una scomparsa, ma questa storia ci ha aperto davvero un mondo. Possiamo fare questo titolo: Vittorio e i suoi cari colleghi. Cari nel senso che costavano caro, gli chiedevano soldi, soldi, fino a che lui scappa, si rifugia in un bosco, scivola e si rompe una gamba. Chiede aiuto Vittorio e un uomo lo salva. Chi è? Lo vorrebbe sapere. Sentiamo il suo appello a Raffaella Grigi. Chiede un appello per sapere l'identità della persona che ha chiamato i pompieri che mi hanno issato coi cavi mercoledì al tramonto. Mercoledì non so il giorno preciso che era, ma al Sì, tramonto. mercoledì quando poi ti hanno Sì, ritrovato. esatto. Tu vuoi ricercare quella Sono per persona ringraziarla in qualche modo, ecco, sono in che debito. ti ha sentito gridare aiuto. Esatto, grazie. Abbiamo mandato questo appello in onda e siamo stati ascoltati. Allora vediamo con Raffaella Grigi e Irene Fornari chi è l'uomo che ha salvato Vittorio. Mia moglie, guardando chi l'ha visto, mi fa: guarda che ti stanno cercando, corri, corri, corri. Allora a quel punto lì ho preso il telefono e vi ho telefonato. Perché lei ha capito che cosa? Che quel signore voleva sapere chi è che l'ha salvato, chi è che l'ha trovata, eccetera. Io però non lo conoscevo, lo sentivo soltanto parlare. Parlava Vittorio, in realtà gridava, chiedeva aiuto, finito in un burrone di un bosco e lì rimasto per 9 giorni per sfuggire ai suoi colleghi che lo tartassavano di richieste di soldi. Giulio è col suo cane Nina, lo sente, chiama i soccorsi e intanto gli fa compagnia da lontano. Cosa le diceva nel frattempo? Ogni tanto ci parlavamo e dicevo: sta bene, guarda che stanno arrivando, stia calmo, non si preoccupi che stanno arrivando, però le dia del tempo perché non è un posto facile da arrivare. Difatti hanno impiegato circa un'ora e mezza, 2 ore prima di recuperarlo. Andiamo con Giulio da Vittorio, che è ancora ricoverato. Senti, ma lo sai che ci ha chiamato il telespettatore che ti ha salvato e ha chiamato i soccorsi? C'è l'indirizzo, no? Mette il caso, perché poi lo vado a trovare. C'è di più. Giulio? È qua, è venuto a trovare. Buongiorno, è lei. Poi dobbiamo come va? lo venga a Sono trovare. più vicino. Una bottiglietta d'olio quando più va. Più vicino. Va bene, è un po' più buono. Sì, Tutto bene? è andato bene, grazie a lei, se non va il No, al cane. freddo. Cosa? Al Prima al cane? cane. Ah, perché ha Perché il abbaiato? cane abbaiava sempre, no? C'erano i cinghiali, no? Poi infatti sono venuto lì, te parlavi, mi hai sentito parlare, Sì, quello sì. del tuo. Se non fosse stato per questo brav'uomo e per il suo cane, chissà come sarebbe finita. 9 giorni sono tanti senza mangiare. Vittorio era andato nei boschi per non subire le minacce dei 3 colleghi di ufficio, che lo pressavano con pretese continue di soldi. Ma è scivolato e la sua fuga poteva diventare una tragedia. Diceva che si sentiva in uno stato di soggezione psicologica, che si sentiva incapace di reagire a questa situazione, che aveva molta paura. Richieste di denaro, di ricatti, persino la cessione di un appartamento e un'eredità andata in fumo. Questo ha patito Vittorio negli ultimi 5 anni, da Giorgio, Danilo e Giuseppe, coloro che vedeva ogni giorno al lavoro. I diretti interessati, ora indagati per truffa, hanno sempre negato. Ecco il collega Giorgio. Vuol dire che lei Sì. non ha mai minacciato Ma sta Vittorio? scherzando? Ma sta scherzando? Io voglio bene a Vittorio. Gli vuole bene, ma secondo le indagini gli ha tolto circa 340.000 euro e una casa. Poi c'è Danilo, il capo ufficio che avevamo incontrato quando Vittorio era scomparso. Sempre secondo le indagini si è preso 40.000 euro, una somma che va dal conto corrente di Vittorio al suo e che lui non sa spiegare. Quando ancora non sapevamo con certezza i nomi di chi truffasse Vittorio, glielo avevamo chiesto a Danilo se sapeva dei rigiri di soldi e delle umiliazioni inflitte al pover'uomo, ma rispondeva così. Sembra che ci siano appunto dei colleghi che lo ricattassero. E dico, ma Assolutamente no, ma che due, tu che hai la scrivania così vicino a lui, assolutamente, non ti è ma mai. che discorso che avesse l'avvocato che tutelasse, tutto, per me è proprio, cioè, mai sentito dire, Sì. cioè da lui no, cioè poi comunque era una persona che ne raccontava anche tante, che poi nei buchi magari, sai come si dice, no? Cioè, passano a gridare al lupo, poi uno non ci crede neanche più. Quindi Vittorio è un bugiardo? A quanto pare no. Abbiamo saputo che i 3 dipendenti dell'azienda di rifiuti sono stati licenziati e
e che tutti e tre hanno chiesto alle autorità di restituire le cifre sottratte nel tempo a Vittorio. Tutto potevamo immaginare tranne che quest'uomo, che diceva di essere preoccupato per la scomparsa di Vittorio, fosse in realtà tutto tranne che un caro collega. Era 27 anni che eravamo insieme, dopo scrivania uno di fronte all'altro, quindi lo conosco veramente bene. Ecco. 27 anni vicini di scrivania, quasi una vita di lavoro insieme. Nella denuncia si legge che Vittorio veniva costantemente ingiuriato e malmenato da Danilo e Giuseppe, il cugino di Giorgio, e costretto dai due a svolgere mansioni che nulla avevano a che fare con il lavoro, anche se per i due la posizione è diversa da quello di Giorgio e non gli avrebbero mai direttamente chiesto denaro così come faceva lui. Danilo, che prima non si era sottratto alle nostre telecamere, ora scappa. Danilo, vogliamo darti la possibilità di replicare, perché adesso sei nel mirino. Lo sai che Danilo ha detto che vorrebbe restituire il mal tolto? Ah, beh. Tu accetteresti? Mi sposto. Io sì, però ecco. Oppure andiamo avanti con la faccenda e tutto? Ma io non so com'è la procedura giuridica, in effetti. Devo sapere i dettagli, perché... Pare così, che si siano messi. Vediamo un po', parlerò con i miei legali, non posso io... Certo. Ad oggi Vittorio non ha più 450.000 euro circa e una casa, che il collega Giorgio gli ha strappato a pochi euro, piazzandoci poi il figlio Stefano e riprendendosi anche quei pochi soldi dati. Così siamo andati a cercarlo nell'entroterra di Sestri Levante, dove sta con la moglie Nadia, in questa bella villetta. Anche a lei, peraltro, andavano a finire i soldi di Vittorio. Poi Giorgio, il marito, se li riprendeva dal conto. Signora Nadia, signor Giorgio. Li abbiamo aspettati, chiamati. Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. Ma non si fanno trovare. Vabbè, ora appare l'incubo finito. Comunque. Sì, sì. La prima cosa che fai quando esci dall'ospedale? Penso di andare a trovare lui, Giulio, perché è la cosa più saggia che possa fare. Grazie. Porto qualche omaggio a lui e al suo cane, qualche mangione.